In piazza contro le minacce, manifestazione di solidarietà per la giornalista che ha denunciato il saccheggio della Reggia di Carditello. Minacce arrivate anche all'ex ministro Brai. Anni di abbandono per la Reggia di Carditello, poi il saccheggio che ha visto i casalesi fra i protagonisti. A raccontare queste vicende la giornalista Nadia Verdile, alla quale sono arrivate minacce come all'ex ministro Brai. Oggi una manifestazione di solidarietà. Anna Testa. Se l'obiettivo di chi ha mandato queste minacce era quello di far cadere il silenzio sulla Reggia di Carditello, sul progetto futuro che Carditello può rappresentare, beh, penso che abbia proprio mancato il tiro. Nadia Verdile, giornalista e scrittrice, da anni si occupa della Reggia dei Borboni di Carditello. In un libro ha denunciato le mani della criminalità su questo pezzo di storia. Per questo è stata minacciata. Tantissima solidarietà da parte della gente. Stamane una manifestazione a Caserta per ribadire che la Reggia è il simbolo di riscatto di un'intera terra. Noi vogliamo che lì si faccia la fondazione. Franceschini, il ministro Franceschini ha promesso che questa cosa accadrà e accadrà anche a breve. Noi gli crediamo, aspettiamo che il ministro Franceschini venga a Carditello. Progettata come riserva di caccia da Francesco Collecini, braccio destro di Luigi Vanvitelli, nel corso degli anni la Reggia, dopo l'abbandono dei Savoia, è stata preda della criminalità. Verdile nel suo libro racconta la razzia, dai camini ai cancelli, dai pavimenti alle altalene, ai marmi delle scalinate, sino a brandelli di affreschi, tutto per arredare le ville dei casalesi. La presenza qui a Caserta di tante donne e uomini che intorno a Nadia vogliono dire che la legalità è un momento importante per questa terra. A gennaio 2014 l'ex ministro Brai acquisisce la Reggia per farla restaurare, ma i ritardi si accumulano, ai ritardi si aggiungono anche le minacce. Ma a chi e perché dà fastidio il restauro della Reggia?